Chi è Jacquard? Jacquard è uno dei più incredibili e straordinari inventori dell'Ottocento. Di fronte a una straordinaria e magnifica sciarpa indossata dall'imperatrice Giuseppina, decide di meccanicizzare quel sistema che per secoli è stato appannaggio di mani esperte. Presentato nell'Esposizione Internazionale di Parigi del 1801, il suo rivoluzionario sistema gli permette di guadagnare fama, denaro, ben 6.000 franchi all'anno. E soprattutto viene premiato da Napoleone per aver inventato, con grande ingegno, un sistema che risparmia un operaio nella fabbrica dei broccati. Purtroppo la sua invenzione ha un'accoglienza tiepida a Parigi e addirittura Lione viene minacciato di morte 3 volte. Il suo telaio viene messo nella piazza principale della città e i tessitori inferociti per un sistema che ruba un operaio ad ogni telaio, perché lo meccanicizza, prendono il telaio, lo smembrano e lo distruggono. Sorte alterna quella di Jacquard. Muore nel 1834, in realtà acclamato dai più, ma poco riconosciuto, e non guadagnerà molto dalla sua invenzione, che sarà brevettata poi, soprattutto in Italia, da altri. I figli, figli anche loro di magra sorte, dovettero vendere la medaglia d'oro, regalo di Napoleone, per potersi comprare il pane quotidiano.